Ennesima mattinata di caos e disagi per i pendolari comaschi diretti a Milano e oltre confine. A causare ritardi e cancellazioni un guasto alla linea elettrica nella stazione di Varese. Circolazione in tilt sulle tratte ferroviarie dirette a Porto Ceresio, Stabio, Mendrisio, Bellinzona e alla stazione di Como San Giovanni. In mattinata il sito di Trenord ha informato i viaggiatori. Ritardi fino a circa 60 minuti e cancellazioni a causa di un guasto di competenza di Rete Ferroviaria Italiana alla linea elettrica che si è verificato nella stazione di Varese. I treni tra Varese e Milano e la linea S5 potrebbero quindi subire ritardi fino a circa 30 minuti e variazioni. I clienti possono utilizzare i treni della linea Varese-Milano-Cadorna. Le ripercussioni provocate dal guasto si sono verificate anche sulla linea Chiasso-Como-Seregno-Milano. Il treno delle 9.43 diretta a Chiasso è partito alle 10.09 da Milano-Porta Garibaldi anziché da Rho. Mezz'ora di ritardo per il convoglio partito da Chiasso alle 7.43 diretta a Rho. Anche in questo caso la destinazione è stata Milano-Porta Garibaldi. Il treno in partenza da Chiasso delle 9.38 ha subito variazioni. Il convoglio è partito da Como San Giovanni. Infine, disagi per i pendolari comaschi diretti all'aeroporto di Milano Malpensa. Il treno delle 9.06 invece che partire dalla stazione di Como San Giovanni è partito da Busto Arsizio. Il guasto si è verificato alle 6.30 della mattina. Per riparare l'inconveniente sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Attivato un servizio sostitutivo con 6 autobus per effettuare la spola tra le stazioni di Varese Stabio e Varese Porto Ceresio e viceversa. La circolazione è poi ripresa, ma nel corso dell'interruzione 6 regionali che sono stati cancellati e 14 convogli limitati nel percorso.